Positivo, grazie a tutti. Allora, buonasera a tutti, sono Roberto Trinchero, già mi conoscete, faccio parte del MED, insegno pedagogia sperimentale al Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione dell'Università degli Studi di Torino e questa sera siamo insieme per ragionare su come valutare un percorso medio educativo. Cioè, nei seminari scorsi avete imparato a progettare e a mettere in atto un percorso medio educativo, questa sera cercheremo di riflettere, alcuni suggerimenti su come si valutano gli esiti di un percorso medio educativo, perché nella scuola è ovvio che quello che facciamo deve avere in qualche modo un riscontro almeno in termini di gradimento, se non proprio di apprendimento e di cambiamento delle proprie prassi operative. Allora, userò alcune slide. Allora, valutare significa confrontare una situazione osservata e una situazione attesa. Noi quando insegniamo qualcosa, ma sia in relazione alla media education, sia anche in relazione a qualsiasi altro argomento scolastico o di formazione, noi abbiamo degli obiettivi dichiarati, degli obiettivi che in qualche modo sono quelli che guidano la nostra azione didattica. Questi obiettivi configurano una situazione attesa, cioè ci attendiamo che le persone imparino certe cose, siano in grado alla fine del percorso di fare certe cose. Nel migliore dei mondi possibili, tutte le persone arrivano alla situazione attesa. Nella formazione reale e nella scuola reale non è detto che sia così. Ci sono le persone che arrivano soltanto a raggiungere alcuni degli obiettivi che sono definiti nella situazione attesa. Questa è la situazione osservata, quindi c'è una situazione osservata per Mario, c'è una situazione osservata per Gino, Franca, Luisa e via dicendo. Valutare quindi significa fare un confronto tra la situazione attesa, cioè l'ideale che ci proponiamo, e la situazione osservata che è quello che vediamo sui nostri ragazzi a cui abbiamo fatto seguire un percorso di media education. E poi occorre assegnare un significato agli esiti del confronto, quindi cosa vuol dire? Cioè, alcuni ragazzi non saranno riusciti a raggiungere tutti gli obiettivi. Perché non sono riusciti a raggiungere tutti gli obiettivi? Quale significato ha la discrepanza tra la situazione osservata e la situazione attesa? E ricostruire quindi quelli che sono i processi che hanno portato a questi esiti. Quindi alcuni ragazzi sono riusciti a raggiungere tutti gli obiettivi e altri no. Perché? Hanno frequentato il percorso solo in parte? Non si sono impegnati abbastanza? Siamo noi insegnanti che forse avremmo dovuto in qualche modo riuscire a motivarli di più, riuscire a facilitarli di più in questa azione? E soprattutto poi occorre attribuire valore agli esiti del confronto tra la situazione osservata e la situazione attesa sulla base di un sistema di riferimento. Allora, è chiaro che quando noi stiamo conducendo un percorso di formazione scolastica, alla fine del percorso di formazione scolastica o si traduce in un voto o si traduce comunque in un qualcosa che ha un valore, che ha un riconoscimento all'interno del percorso stesso. Quindi serve un insieme di criteri di riferimento che ci consenta di riuscire a tradurre gli esiti in voti, in valutazioni, in un qualcosa che rimane agli studenti e che è parte del loro percorso. Sulla base di questa attribuzione di valore, noi assumeremo delle specifiche decisioni operative, cioè quindi se proseguire con un altro percorso di, ad esempio, di media education, se organizzare un percorso di recupero, e via dicendo. Allora, ragioniamo un attimo, se questa è la definizione di valutazione che abbiamo preso a modello, su quelli che sono i possibili esiti di un intervento di media education. Allora, in qualsiasi intervento formativo, noi dobbiamo prendere in considerazione, ecco, almeno tre ordini di fattori. Il primo ordine di fattore è il gradimento, cioè il consenso dei partecipanti. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se il nostro intervento
tutto, se il nostro percorso formativo in media education è piaciuto, ha ottenuto il consenso, allora a questo punto, cioè, abbiamo già raggiunto il primo degli obiettivi, perché, cioè, è chiaro che se proponiamo qualcosa che non piace, che non è in grado di riuscire a motivare le persone, i ragazzi, sarà difficile che riusciamo poi a ottenere anche degli apprendimenti da quello che abbiamo fatto. Quindi la prima cosa da fare è riuscire a catturare l'interesse, riuscire a catturare la motivazione. E questo è l'aspetto del gradimento. Il secondo aspetto è quello dell'apprendimento, cioè sono i saperi acquisiti dai partecipanti. Cioè, si possono fare degli interventi formativi anche divertenti, anche interessanti, potrei appunto mettermi, cioè, anche a raccontare barzellette in classe volendo. Il punto è che non è detto che un intervento formativo divertente, che raccoglie un ampio gradimento, poi sia anche efficace sul piano dell'apprendimento. Se un intervento formativo deve rimanere un qualcosa, deve lasciare un qualcosa all'interno delle persone che lo hanno frequentato, quindi devono esserci degli opportuni saperi che i partecipanti hanno acquisito a seguito dell'intervento. Il terzo elemento è il cambiamento personale. Allora, il punto è questo, che si possono imparare molte cose a scuola e fuori, ma non è detto che le cose che si imparano poi diano luogo ad un vero e proprio, diciamo, cambiamento in quello che le persone fanno, cioè le persone, cioè, possono accostarsi alle situazioni del mondo reale allo stesso modo in cui si accostavano prima senza utilizzare le cose che hanno imparato. Beh, allora, un buon intervento deve essere un intervento che in qualche modo insegna a leggere il mondo in modo differente, che fornisce degli strumenti per accostarsi in modo differente, in questo caso ai media, alla televisione, ecco, a internet, alla stampa, ai fumetti, cioè, quindi nuovi modi di leggere il mondo e di affrontare le situazioni, anche imparando a riflettere sulle proprie esperienze, ed è la dimensione del cambiamento personale. Gli esiti dell'intervento di media education si situano su queste tre dimensioni. Allora, avrete già sentito parlare del termine, appunto, che fa riferimento alla competenza mediale. Quando si parla di competenza mediale si fa riferimento, appunto, cioè, a questi due aspetti, ecco, l'apprendimento unito al cambiamento. Vedremo poi più nello specifico quello che si intende per competenza mediale. Allora, il gradimento può essere valutato in modo relativamente semplice attraverso dei questionari di gradimento o delle griglie di osservazione delle attività in classe. Quindi, per esempio, se io ho fatto un intervento che è piaciuto, ecco, attraverso un questionario riesco a ottenere dei dati che mi dimostrano il fatto che sia piaciuto. Oppure, io posso osservare i comportamenti dei ragazzi mentre interagiscono con un video, cioè mentre producono appunto materiale destinato alla pubblicazione web e via dicendo. Qui trovate un esempio di questionario di gradimento. È un esempio di griglia di osservazione dei comportamenti in classe, che è una griglia di osservazione che si può utilizzare per cercare di capire quali alunni hanno partecipato in modo attivo e propositivo alla costruzione dei materiali in classe. Allora, abbiamo citato il concetto di competenza mediale. Cerchiamo un po' di capire, prima di accingerci a parlare dell'apprendimento e del cambiamento, che cosa si intende per competenza mediale. Una risoluzione del Parlamento europeo dà una definizione interessante di competenza mediale, come la capacità di utilizzare in maniera autonoma i differenti media, di comprendere e valutare in modo critico i diversi aspetti dei media in quanto tali e dei contenuti mediali, di
comunicare tali aspetti in diversi contesti, di creare e diffondere contenuti mediali. Questa è la prima parte della definizione, che prosegue specificando che tutto ciò deve tenere conto del fatto che davanti alla moltitudine di fonti disponibili è importante anzitutto sviluppare la capacità di selezionare le informazioni desiderate nella moltitudine di quelle disponibili e di classificarle. Quindi cosa vuol dire? Che il primo aspetto, l'aspetto più importante della competenza mediale è saper selezionare buone fonti informative, buone fonti di informazione su web o su altri media, ma ecco, essere in grado di riuscire a prendere quello che c'è di buono, valutarne l'adeguatezza con i nostri obiettivi, e poi utilizzare i contenuti che si trovano in modo proprio all'interno dei propri prodotti. Allora, se questa è la definizione di competenza, in quale modo è possibile riuscire a capire quando un ragazzo è competente e quando non lo è? Allora, se la competenza è un saper agire in situazione, allora la competenza deve in qualche modo manifestarsi come il saper fare la mossa giusta al momento giusto, utilizzando in modo opportuno le risorse che noi abbiamo. Se vogliamo fare un altro esempio, ecco, i ragazzi quando vengono a scuola, ecco, vengono con delle borse che in teoria sono vuote, hanno delle borse, hanno due borse, una che si chiama conoscenze e una che si chiama abilità. La scuola mette delle cose in quelle borse, ma se la scuola fornisce soltanto delle conoscenze e delle abilità non fa un buon servizio, perché la scuola oltre a fornire delle conoscenze e delle abilità dovrebbe anche essere in grado di fornire delle strutture di pensiero che aiutano i ragazzi ad utilizzare in modo opportuno quelle conoscenze e quelle abilità. In una sola parola, a tirar fuori da quelle borse quello che serve quando serve. Ovviamente se in quelle borse non vi è nulla, non c'è niente da tirare fuori. Se non c'è niente da tirare fuori, sicuramente non ci può essere una competenza. Allora, quali sono gli indicatori dell'agire con competenza? Allora, introdurrò questo argomento con un esempio che mi sta molto a cuore, che apparentemente non c'entra molto con i media, ma secondo me è chiarificatore. Allora, se voi dovete insegnare a giocare a scacchi ad un bambino, quali sono le prime cose che gli dovete spiegare? Beh, le prime cose che gli dovete spiegare sono sicuramente come è fatta una scacchiera, quali sono i pezzi degli scacchi, in quale modo muovono i pezzi, quali sono le regole del gioco e quali sono gli obiettivi del gioco. Quando voi avete spiegato tutte queste cose, voi avete fornito al ragazzo tutte le risorse che servono per giocare a scacchi. Però, quando un ragazzo ha imparato tutte le regole del gioco, le mosse dei pezzi e via dicendo, si può dire che sia competente nel gioco degli scacchi? Secondo me no. No perché? Perché per essere competenti nel gioco degli scacchi serve qualcos'altro. Serve essere in grado di riuscire ad assegnare un significato alle situazioni che si presentano sulla scacchiera. Immaginiamo che un ragazzo stia giocando una partita a scacchi e questo ragazzo non sia competente nel gioco degli scacchi. Se il suo avversario prende la regina e la mette in un certo punto, lui dice: beh, l'avversario ha fatto quella mossa, chissà cosa vuol dire, non lo so, e continua a fare la sua partita. Se quel ragazzo invece è realmente competente nel gioco degli scacchi, quando vede l'avversario che ha messo la regina in quella posizione, riconosce quasi subito che la regina in quella posizione vuol dire il mio avversario vuole farmi il matto del barbiere. Quindi un elemento indispensabile della competenza
è la capacità di assegnare significato alle situazioni che ci si presentano di fronte. È quello che si chiama le strutture di interpretazione. Sono i modi di leggere le situazioni e di coglierne gli elementi chiave, cioè di andare a cogliere quegli elementi che ci consentono di riuscire appunto a capire quali dinamiche hanno luogo in quella situazione e come si possono evolvere. Quando il ragazzo del nostro esempio precedente ha capito che il suo avversario vuole fargli il barbiere, può opporre diverse mosse. Può ad esempio alzare il pedone oppure far uscire il cavallo. Cioè queste mosse sono le strutture di azione, cioè i modi di progettare delle strategie e ecco, di mettere in atto delle risposte ai problemi. Ma è meglio alzare il pedone oppure è meglio far uscire il cavallo? Dipende. Se voglio fare una partita di difesa è meglio alzare il pedone, perché così io avrò costruito un muro di pedoni che mi difenderà da ulteriori attacchi. Se voglio fare una partita di attacco è meglio far uscire il cavallo, perché così avrò già il cavallo fuori e quando finirà quella minaccia potrò attaccare utilizzando il cavallo su quella direttrice. Quindi il quarto elemento sono quello che si chiama le strutture di autoregolazione. Cioè i modi di riflettere sulle proprie interpretazioni e azioni e di cambiarle quando necessario. Quindi, non tutte le strategie hanno lo stesso valore all'interno degli stessi contesti, ma a seconda delle situazioni e dei contesti, alcune strategie, cioè, sono più efficaci rispetto ad altre. Allora, i quattro elementi che abbiamo elencato sono indicatori dell'agire con competenza. Sono quattro categorie che ci consentono di trovare degli indicatori dell'agire con competenza. Quindi si agisce con competenza se si hanno le risorse per farlo, se si sanno leggere le situazioni del mondo reale che si devono affrontare in modo competente, se si sanno affrontare in modo competente strutture di azione e se si sa riflettere su quello che si fa e adeguarlo alle varie situazioni quando necessario. Quindi, la prima voce sono le risorse, cioè quanto presente nelle borse del ragazzo, in quelle borse che abbiamo detto che si chiamano conoscenze e abilità. E le altre tre sono la mobilitazione delle risorse, cioè quello che serve per tirare fuori da quelle borse quello che serve quando serve. Allora, abbiamo fatto un esempio sugli scacchi. Cerchiamo di andare a calare l'esempio sulla media education. Allora, nel libro Ceretti, Fellini, Giannatelli del 2006 vengono delineate cinque aree di competenza mediale. Il lettore mediale, cioè la persona che sa in qualche modo leggere i messaggi mediali e assegnare significato a ciò che vede. Lo scrittore mediale, cioè la persona che sa produrre dei buoni messaggi mediali, il fruitore mediale, cioè la persona che è in grado di fruire in modo ottimale dei media che ha intorno a sé, il critico mediale, cioè la persona che è in grado di riuscire a formulare delle critiche alle offerte mediali esistenti, e il cittadino mediale, cioè la persona che è in grado di utilizzare l'offerta mediale per incrementare le sue possibilità di cittadinanza. Allora, ciascuna di queste cinque aree può essere declinata secondo le quattro dimensioni che abbiamo visto prima e trovate qui degli esempi, trovate qui gli esempi di profili di competenza che, ecco, a partire dalle quattro dimensioni che abbiamo visto prima, declinano, le cinque aree di competenza, lettore mediale, scrittore mediale, fruitore mediale, critico mediale e cittadino mediale. Quindi allora, grazie a quelle quattro dimensioni, siamo in grado di individuare una serie di indicatori, vedete gli esempi sulle slide, che ci consentono, se rilevati attraverso prove di valutazione, di riuscire a capire se un ragazzo
su quel dato profilo di competenza ho raggiunto una competenza più o meno profonda, più o meno variegata, più o meno elaborata. Allora, c'è chi ancora oggi pensa che la media education nella scuola sia in qualche modo un corpo estraneo, sia in qualche modo un qualcosa, no? Cioè, che appunto esula dai veri compiti della scuola. Cioè, io sono ogni settimana in una scuola diversa, cioè, perché faccio formazione agli insegnanti, non perché faccio il premier, cioè ogni settimana incontro insegnanti che mi dicono, però il compito della scuola dovrebbe essere quello di insegnare la matematica, l'italiano, la geografia. Che cosa c'entra la media education con tutte queste cose? Beh, allora il punto è questo, la media education c'entra. C'entra perché? Se noi andiamo a prendere le indicazioni nazionali per il primo ciclo sono i primi tre segmenti di istruzione, quindi scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, cioè, voi trovate all'interno delle indicazioni nazionali, questo trafiletto. Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere il quadro delle competenze chiave per l'apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea, che sono comunicazione nella madrelingua, comunicazione nelle lingue straniere, competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia, competenza digitale, imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale. Allora, anche voi capite che c'è una grossa attenzione alla comunicazione. Già questo ci fa capire che se c'è una grossa attenzione alla comunicazione, i mezzi di comunicazione, i media, hanno un ruolo preponderante. E poi c'è un trafiletto specifico sulla competenza digitale, no? Cioè, quindi cosa vuol dire avere una buona competenza digitale? Ecco, vuol dire saper agire con i media, saper utilizzare i media digitali, in questo caso, in una situazione per risolvere dei problemi tratti dal mondo reale. E vedremo poi anche alcuni esempi. Allora, entriamo all'interno di queste indicazioni. La comunicazione della madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta e di interagire adeguatamente in modo creativo sul piano linguistico in un'intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione, formazione, lavoro, appunto vita domestica e tempo libero. Cioè, la competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza, spirito critico, le tecnologie della società dell'informazione, cioè per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa implica abilità di base nelle tecnologie di informazione e della comunicazione, l'uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare, scambiare informazioni, nonché per comunicare, partecipare a reti collaborative tramite internet. Allora, cosa vuol dire questo? No? Cioè, che se questo è uno degli obiettivi primari del primo ciclo scolastico, allora anche voi capite che lavorare per riuscire a sviluppare una buona competenza digitale e per valutare la competenza digitale è un elemento chiave, cioè, che dovrebbe contraddistinguere le azioni degli insegnanti italiani, della scuola italiana, perché è specificato all'interno, cioè è specificato all'interno delle indicazioni nazionali. Poi, allora, profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione. Allora, vedete che all'interno delle indicazioni stesse poi ci sono una serie di descrittori che ci aiutano a definire meglio la situazione attesa in termini di apprendimento e di cambiamento personale dei ragazzi che frequentano un percorso scolastico in cui hanno anche bisogno di una formazione specifica sui media. Allora, recitano le indicazioni nazionali, ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati e informazioni,
Per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica, e per interagire con soggetti diversi nel mondo. Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare, procurarsi velocemente nuove informazioni e di impegnarsi in nuovi approfondimenti anche in modo autonomo. Allora, dunque anche voi capite che quando a scuola stiamo proponendo dei percorsi di media education, non stiamo facendo altro che fare quello che ci chiedono in modo esplicito di fare le indicazioni nazionali. Quindi, a chi dice l'obiettivo della scuola dovrebbe essere quello di insegnare l'italiano, la matematica, la geografia, io dico sì, ma insegnare l'italiano, la matematica, la geografia con i media, per i media e attraverso i media, cioè utilizzando appunto i media. Cioè, sia come veicoli della costruzione di un sapere in altre materie, cioè, sia come oggetti di indagine in se stessi, per via del fatto che anche i media, lo sappiamo molto bene, non sono trasparenti, hanno un modo di rappresentare la realtà. Quindi, i media stessi sono oggetto di studio e ce lo confermano anche, stanno dicendo in modo chiarissimo anche le indicazioni nazionali. Allora, mi leggo un altro trafiletto delle indicazioni nazionali. Allora, siamo nella scuola dell'infanzia. Uno dice, vabbè, ma la scuola dell'infanzia ha dei bimbi così piccoli, tu vuoi già iniziare a propinare la media education? Ma non sono io che lo dico, no? Lo dicono le indicazioni nazionali. Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente. Inventa storie, sa esprimere attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative. Utilizza materiali, strumenti, tecniche espressive e creative. Esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. Quindi cosa vuol dire, no? Utilizzare il tablet per fare piccoli disegni, utilizzare il computer per disegnare. Cioè per imparare le lettere, per vedere dei film, per vedere appunto dei cartoni animati, esplorare le possibilità offerte dalle tecnologie fin da quell'età. Devo fare una premessa, cioè io non credo al mito dei nativi digitali, cioè io credo che i nativi digitali di fatto non esistano, cioè esistono dei ragazzi, dei bimbi in questo caso, che si adattano al loro mondo e quindi allora a seconda di quello che hanno intorno a loro, cioè sviluppano delle capacità di interagire efficacemente con quello che appunto il mondo appunto mette loro a disposizione. Quindi cosa vuol dire? Che se intorno a loro ci sono dei prodotti mediali, loro si adattano ad utilizzare al meglio i prodotti mediali e gli strumenti tecnologici che gli consentono la fruizione di questi prodotti. Non è detto che si adattino però sempre al meglio, anche perché se effettivamente fosse vero che esistono i nativi digitali, pensateci un po', la media education non servirebbe a niente, perché cioè, in un modo o nell'altro i ragazzi imparerebbero da soli tutte queste cose, no? Cioè, chiunque abbia avuto esperienza di insegnamento o di educazione sa che i ragazzi diventano molto bravi a fare certe cose, ad esempio a scrivere messaggini con il telefonino utilizzando un solo dito, cosa che io non ho mai imparato a fare, ma perché non sono un nativo digitale probabilmente, cioè, però sono carenti in tante altre cose, no? Cioè, ecco, ad esempio nel riuscire a selezionare e valutare accuratamente le informazioni, cioè, che hanno a disposizione. Quindi allora cosa vuol dire? È per questo che serve un'educazione esplicita al digitale ed è per questo che serve, no? Cioè, una media education, cioè, perché ecco, altrimenti se fosse vero il mito dei nativi digitali, la media education non servirebbe niente. E invece secondo me serve e ce lo ricordano molto bene le indicazioni nazionali anche in questi trafiletti. Allora, un altro trafiletto tratto dalle indicazioni nazionali per il curriculum del 2012. Il bambino, sempre nella scuola dell'infanzia, usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico,
comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati, si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media. Allora, anche qui, cioè, la comunicazione attraverso la scrittura, l'apprendimento della lingua italiana, cioè, si fa sì, ma anche attraverso le tecnologie digitali e di nuovi media. Cioè, quindi cosa vuol dire? Che cioè, gli strumenti che abbiamo oggi a disposizione, cioè se vogliamo effettivamente preparare il bimbo all'interazione con il mondo, vanno utilizzati tutti. Vanno utilizzati tutti perché altrimenti vuol dire che cioè, stiamo facendo una scuola che prepara in qualche modo a fare certe cose, ma trascura una serie di altre cose che il mondo mette a disposizione e che andrebbero in qualche modo affrontate. Passiamo alla scuola primaria. Anche qui vi leggo un trafiletto tratto dalle indicazioni nazionali, cioè l'allievo partecipa a scambi comunicativi, conversazioni e discussioni in classe o di gruppo con compagni e insegnanti, rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro più possibile adeguato alla situazione. Ascolta e comprende testi orali, diretti o trasmessi dai media, cogliendo nel senso le informazioni principali e lo scopo. Allora, anche qui vedete che cioè, nella comprensione dei messaggi cioè, c'è un riferimento esplicito con i testi orali, diretti o trasmessi dai media. Cioè, e anche qui c'è una grossa attenzione al cogliere il senso, le informazioni principali e lo scopo della comunicazione. Scuola primaria, arte e immagine, l'alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi, cioè espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi, anche servendosi di materiali audiovisivi e multimediali. È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini e messaggi multimediali. Quindi le indicazioni nazionali ci chiedono in questo punto in modo esplicito, cioè di appunto, lavorare sul modo in cui i bambini cioè, appunto, imparano a leggere i messaggi che il mondo appunto, propone loro e quindi anche i messaggi multimediali. Quindi, c'è un riferimento esplicito a spot, brevi filmati, videoclip e via dicendo. Andiamo alla scuola secondaria. Qui le indicazioni nazionali sono ancora più esplicite. Nella scuola secondaria di primo grado, nella scuola media, cioè le indicazioni nazionali ci dicono che uno degli obiettivi che dovremmo prendere a modello è cioè quello del fatto che il bambino deve ascoltare e comprendere testi di vario tipo, diretti e trasmessi dai media, riconoscendo la fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia, con le intenzioni dell'emittente. Costruisce sulla base di quanto letto, dei testi, delle presentazioni, con l'utilizzo di strumenti tradizionali informatici. Produce poi testi multimediali, utilizzando in modo efficace l'accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori. In storia l'alunno si informa in modo autonomo sui fatti e problemi storici anche mediante l'uso di risorse digitali. E qui allora anche voi capite che insegnare i bimbi a cercare informazioni in rete, a valutare le informazioni che trovano in rete è fondamentale, anche perché ci sono due grossi pericoli. Il primo grosso pericolo è quello che quando vanno in rete a cercare informazioni, ad esempio sul Risorgimento italiano, trovino siti magari discutibili, magari di parte, magari faziosi, senza dare la possibilità di riconoscere la loro faziosità, e quindi loro si facciano un'idea parziale del Risorgimento, parziale quando non errata e anche distorta. E questo è il primo grosso rischio. Il secondo grosso rischio è che se gli viene chiesto di fare una ricerca, cioè su un tema storico, la ricerca si traduce in un copia e incolla di quanto trovato su internet. Allora, ovviamente questo non fa bene a nessuno, non fa bene allo spirito critico e alle competenze dei ragazzi cioè, e rende tristi gli insegnanti, per mia esperienza.
Quindi cosa vuol dire? Si tratta di andare, ecco, a lavorare in entrambe le direzioni, da un lato insegnare appunto ai ragazzi a riconoscere le buone fonti, e non è detto che una fonte polarizzata in una certa direzione non sia una buona fonte, potrebbe essere una buona fonte, l'importante è, ecco, riconoscerne la polarizzazione, no? E triangolarla utilizzando anche altre fonti, che vedono, ecco, le cose in modo differente, no? E questa è la prima cosa, quindi sviluppare uno spirito critico nella valutazione e nella selezione dell'informazione. La seconda cosa è insegnare ai bimbi ad elaborare in profondità un testo, quindi non fermarsi al copia e incolla o non fermarsi a una lettura di superficie, no? Cioè, ma, ecco, ragionare in modo specifico, cioè su quali sono gli obiettivi della ricerca che stanno facendo, e leggere in profondità quei testi che hanno trovato per estrarne i significati. Allora, anche qui vedete che si tratta di fare un'operazione di appunto decodifica delle fonti, cioè che richiede molta media education. Anche qui la media education può dire profondamente la sua. Scuola secondaria, arte e immagini, l'alunno realizza elaborati personali creativi sulla base di un'ideazione e presentazione originale, applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti, anche con l'integrazione di più media e codici espressivi. Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati di immagini statiche, di movimento, di filmati audiovisivi e prodotti multimediali. Anche qui il riferimento all'utilizzo dei media nell'insegnamento di arte immagine è esplicito. Faccio una parentesi, ricordatevi che le indicazioni nazionali non sono dei programmi ministeriali, non esistono più i programmi ministeriali, cioè le indicazioni nazionali non sono prescrittive, e quindi non obbligano gli insegnanti a trattare tutti questi argomenti, semplicemente dicono: guarda che se tu vuoi fare bene il tuo lavoro, tu dovresti andare a toccare tra questi argomenti, cioè, che noi ti appunto elenchiamo, siamo argomenti che all'interno della tua scuola, cioè, possono destare più interesse, possono in qualche modo venire appunto meglio incontro alle esigenze dei tuoi ragazzi e via dicendo. Il fatto stesso che tutte queste cose siano nelle indicazioni nazionali vuol dire che nel progetto di scuola che emerge dalle indicazioni nazionali c'è una specifica attenzione all'utilizzo dei media per la formazione, all'utilizzo dei media come strumenti, cioè sia per studiare sia per acquisire capacità critiche nella lettura stessa dei media. Nella scuola secondaria di primo grado, in tecnologia, abbiamo altri obiettivi che fanno riferimento ai media. Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la presentazione e realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale. Conosce proprietà e caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e responsabile. Media education anche qui. Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche relative alla struttura e al funzionamento dei sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione. Vedete che è un qualcosa che ritorna in più punti in modo sistematico. Indicazioni per il secondo ciclo. Allora, il punto è questo qua. Ma si fa media education soltanto nel primo ciclo, cioè solo nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nella secondaria di primo grado, cioè nella scuola media? No, cioè, ha un senso fare media education anche nel secondo ciclo, anche, cioè, nella scuola secondaria di secondo grado, anche nella scuola superiore. Allora, trovate le indicazioni nazionali per il secondo ciclo nei decreti che vi ho elencato in questa slide. E anche in questi decreti ci sono una serie di suggerimenti interessanti sull'utilizzo dei media, cioè all'interno dei percorsi di formazione dei ragazzi. Ad esempio, no? La direttiva numero 57 del 15 luglio del 2010, linee guida per il passaggio
al nuovo ordinamento degli studi tecnici prevede, cioè, fornisce delle indicazioni che sono molto precise, sono indicazioni anche pedagogiche e suggerisce all'interno degli istituti tecnici la pedagogia del progetto. In particolare si riferisce a una pratica educativa che coinvolge gli studenti nel lavorare intorno ad un compito condiviso che abbia una sua rilevanza, non solo all'interno dell'attività scolastica, ma anche fuori di essa. È quello che vi dicevo prima, no? Cioè, si tratta di andare appunto a ragionare su una formazione scolastica che sia finalizzata in qualche modo ad aiutare a leggere meglio il mondo reale, ad affrontarne meglio i problemi e a riflettere sulle proprie interpretazioni ed azioni. Ma l'esempio è ancora più interessante, ad esempio si può proporre agli studenti di impegnarsi nella produzione di uno spettacolo o nella pubblicazione di un giornale, nel preparare un viaggio o un'escursione, scrivere una novella, redigere una guida turistica che descriva un luogo o un oggetto d'arte, preparare un'esposizione, girare un film o un video, progettare e realizzare un sito informatico, partecipare a un'azione umanitaria e via dicendo. Quindi vedete che in tutto questo, nelle indicazioni nazionali, nelle linee guida per gli istituti tecnici, c'è molta, ma molta media education. C'è molta media education sulla carta, ne ho vista ancora poca di realizzata nella scuola. Allora, quindi, se questi sono gli obiettivi che ci aiutano a definire la situazione attesa, cioè sono quelli tratti dalle indicazioni nazionali, in quale modo è possibile valutare gli apprendimenti conseguiti, cioè sui percorsi di media education che si ispirano a questi obiettivi? Beh, si tratta di prendere gli obiettivi che abbiamo appena visto, che sono generali, trasformarli in obiettivi specifici, cioè, e poi, cioè, fornire una serie di indicatori di avvenuto raggiungimento, no? Anche facendo riferimento alle quattro dimensioni che abbiamo viste prima, no? Quindi, allora, ad esempio, se l'obiettivo di apprendimento è intervenire in una conversazione, in una discussione, rispettando tempi e turni di parola, cioè, indicatori del raggiungimento sono saper rispettare i turni di parola, saper utilizzare registri differenti a seconda dell'interlocutore e degli scopi della conversazione, saper riformulare il proprio discorso se l'interlocutore sostiene di non aver capito. Quindi, cosa vuol dire? Trasformare un obiettivo generale in obiettivo specifico e da qui trarne una serie di indicatori di raggiungimento che ci fanno capire quando il ragazzo ha raggiunto quell'obiettivo oppure no. Gli indicatori hanno una caratteristica, sono empiricamente osservabili, cioè è possibile utilizzarli per osservare il comportamento del ragazzo, cioè, e dire se sulla base di quell'indicatore osservabile se l'obiettivo è stato raggiunto o meno, cioè se quell'indicatore, cioè, è una testimonianza positiva dell'avvenuto raggiungimento di quell'obiettivo. Allora, all'interno e gli obiettivi si possono utilizzare all'interno di rubriche di valutazione. Una rubrica di valutazione fa riferimento, cioè, a degli indicatori tratti dagli obiettivi, cioè, e fornisce una serie di ancore, cioè una serie di esempi di come il ragazzo posto di fronte ad un problema specifico, cioè, può venire incontro a quell'indicatore, può appunto svolgere una prestazione, cioè, che fa riferimento a quell'indicatore, e a seconda del fatto che la sua prestazione assomigli di più a quella del punteggio massimo, oppure assomigli di più a quella del punteggio medio, oppure assomigli di più a quella del punteggio minimo, oppure assomigli di più a quella del nessun punteggio, noi possiamo assegnare un punteggio al ragazzo. Le rubriche analitiche ci forniscono dei profili analitici per riuscire ad assegnare un punteggio, a valutare, ad assegnare un valore alle performance del ragazzo, ben sapendo che il punteggio massimo viene dato quando la situazione osservata su quell'obiettivo corrisponde alla situazione attesa. E poi si va via via a scalare più c'è una discrepanza tra la situazione osservata e la situazione attesa.
Le rubriche olistiche non fanno riferimento a degli indicatori specifici come quelli che abbiamo visto prima, fanno riferimento a dei criteri generali. Quindi loro sono un qualcosa di più semplice appunto da costruire perché fanno riferimento a dei criteri che non richiedono un processo di trasformazione degli obiettivi in indicatori, ma fanno riferimento a dei criteri più generali che può definire l'insegnante, sempre in relazione ai traguardi e agli obiettivi espressi dalle indicazioni nazionali, no? Ma vedete che cioè, hanno un taglio molto più generale. Allora, anche qui però è importante definire una serie di ancore, cioè una serie di prestazioni di esempio che ci aiutino a classificare molto bene la prestazione che il ragazzo ha fornito all'interno, cioè di una delle categorie cioè previste. Allora, abbiamo ragionato sull'apprendimento. Ecco, ricordatevi che attraverso le rubriche di valutazione si lavora in genere sull'apprendimento appunto a partire dagli obiettivi che abbiamo definito. Come si monitora il cambiamento personale? Beh, allora, dunque, il discorso è questo. Si tratta di definire una situazione prima e dopo, quindi di andare quindi a monitorare il comportamento del ragazzo prima della formazione, prima dell'intervento di media education e dopo la formazione, e anche poi a distanza di un certo periodo dalla formazione per vedere se gli eventuali cambiamenti ottenuti dal prima al dopo sono rimasti stabili oppure no. Allora, cosa vuol dire questo? Che allora si può fare un lavoro di questo tipo, no? Cioè, prima dell'intervento di media education si somministrano una serie, uno o più saggi brevi, ecco, al ragazzo si chiede appunto al ragazzo di dire ad esempio che cos'è per lui un quotidiano, qual è la struttura di un quotidiano e via dicendo, no? Dopodiché si fa un intervento, cioè, di media education su come si compone un quotidiano, cioè, e dopo l'intervento si fanno rifare le stesse domande, cioè, e si va a vedere, cioè, qual è il differenziale tra il prima e il dopo. Se si vuole poi monitorare in modo efficace il cambiamento, 3 mesi dopo si ripropone lo stesso saggio breve e si appunto va a vedere se le opinioni del ragazzo, perché è importante andare a lavorare sulle sue opinioni, sono rimaste stabili oppure sono ritornate quelle che erano prima dell'intervento. Sono rimaste stabili e se risentono in qualche modo di quello che abbiamo fatto a scuola, vuol dire che il nostro intervento ha realmente promosso un cambiamento personale, quindi ha realmente promosso una nuova visione del mondo, un nuovo modo di vedere e di affrontare il mondo che sicuramente sarà utile al ragazzo per riuscire a vivere meglio all'interno della società mediale. Un altro strumento per monitorare il cambiamento è il diario di bordo, cioè quando si conduce un intervento di media education, in cui ad esempio si fa costruire un sito internet appunto ai ragazzi, no? Cioè, l'insegnante può andare a compilare per ogni sessione di lavoro un diario di bordo in cui racconta quello che accade e in cui descrive il cambiamento dei ragazzi così come lui lo sta osservando e collaborando insieme a loro. Qui trovate un esempio. Questa è la fine dell'esempio precedente, già presentato nella prima slide. Allora, ricordatevi che cioè, da settembre troverete online il nuovo numero della rivista del MED, Media Education, Studio di Ricerca e Buone Pratiche. Lì trovate diversi esempi di come si conducono interventi agli educativi e di come si valutano. Cioè, i concetti principali li abbiamo esposti oggi, per approfondimenti io vi rimando ai testi citati in bibliografia. E ora sono a vostra disposizione per rispondere ad eventuali domande. Grazie a tutti.
Adesso vediamo un po', è stato tutto fantastico. È Oh mio sempre Dio. bello vedere quello che dicevo prima, no? Del chiudere il cerchio. Almeno la mia sensazione che li ho seguiti tutti è stata esattamente quella. Soprattutto con un po' di Bene. dritte veramente utili e concrete. Poi li mettiamo su YouTube la tua registrazione Assolutamente sì, certo. e quindi sarà reperibile anche per quelli che non sono entrati ed è sicuramente una risorsa fondamentale per gli insegnanti. Grazie, Non ci sono domande, vero? allora io aggiungo che vi appunto invito ad utilizzare il veramente il video, appunto una cosa che non ho appunto detto nel seminario è che io penso che oltre il software open source anche la conoscenza dovrebbe essere open source, quindi sono assolutamente contrario a mettere sotto chiave slide, video oppure altre forme di conoscenza, a meno che ovviamente non siano dei testi che un editore produce e cioè, siamo ovviamente, essendo il suo business, non può mettere a disposizione in modo gratuito. Ma se volete potete andare su www.edurete.org, ve lo scrivo nella chat, e qui trovate le slide dei miei interventi di media education o di competenze o di formazione insegnanti, di formazione formatori, e sono assolutamente gratuite, potete vederle, scaricarle, trovate dei materiali, cioè, e trovate anche una serie di software che scrivo io, principalmente per la scuola primaria, per insegnare i fondamenti dell'italiano e della matematica ai bimbi. Cioè, anche i software sono assolutamente open source, anzi chi è interessato, vuole scaricarli, vuole migliorarli, fa un grosso piacere. Leggevo i commenti di Anna. Allora, infatti vorrei fare un commento, no? Ci cioè, siamo anch'io. Cioè, ho citato Marco ad un incontro che ho fatto con gli insegnanti un po' di mesi fa per via del fatto che quando abbiamo presentato il nostro ultimo libro sul curriculum della Media Education nella scuola secondaria di primo grado, c'era anche Marco, il figlio di Anna, no? E cioè, appunto Marco. E io ho presentato ho fatto vedere, ho appunto proiettato uno dei videogiochi cioè, che ho progettato e realizzato in questo ultimo anno. È un softwareino per insegnare in quale modo si compongono le parole, no? E ha avuto Marco l'ha visto, ha iniziato a giocare, no? Cioè, si è appassionato e non riusciamo più a scollarlo da lì. Cioè, e quindi allora adesso saluto anche Anna e Marco, cioè, perché mi hanno fornito appunto un sacco di suggerimenti interessanti sul software, oltre che una prova del fatto che sia coinvolgente. Cioè, e quindi sono felicissimo se lo diffondete, perché è assolutamente libero ed è assolutamente gratuito. E ogni suggerimento è ben accetto, per il miglioramento ovviamente.
Beh, direi che se non ci sono altre domande possiamo salutarci. Sì, io vi ringrazio tutti, vi appunto invito non sono previsti altri webinar per questo primo ciclo, ma ce ne saranno altri, e quindi cioè, ringrazio i partecipanti e ringrazio gli amici di Insegnalo per l'opportunità che ci hanno offerto di essere qui. Grazie a tutti e alla prossima. Grazie a te Roberto, grazie a tutti quanti, grazie Manuela, Cristiana, Paolo, Ignazio, Alberto. Ok, mi fermo perché li dovrei ringraziare tutti quanti e direi che niente, aspettiamo il prossimo ciclo dei webinar del MED Sì. su tematiche vagamente simili. Stiamo diventando una grande famiglia e infatti ci continuiamo a spostare, no, da uno all'altro, eccetera. Ci saranno prossimamente anche i webinar del CKBG sul taglio più del collaborative learning, del knowledge building, dell'apprendimento collaborativo, delle tecniche, eccetera. Naturalmente, in attesa del prossimo ciclo del MED, nel frattempo, per chi avesse una crisi d'astinenza, vi invitiamo anche a quelli del CKBG. Vi metto il link perché fondamentalmente giriamo, nel senso che eccolo qua. Vi metto il link se vi potessero interessare. Sono tematiche che non sono strettamente connesse con la media education, per questo i punti di riferimento sono chiaramente tutti i ricercatori e soci del MED. E se volete iscrivervi, anche questi sono webinar interamente gratuiti, è un modo per continuare la vostra formazione e per continuare ad approfondire queste tematiche relative alla didattica.